è in corso il campionato finale del campionato italiano Formula Challenge e mi trovo su un prototipo perché ho promesso all'editore Domenico Salfumi e anche a Fabio Valentina e a Paolo che mi sarei trovata sul prototipo. Il prototipo ce l'ho, se lo vedete, scusate, ve lo faccio vedere meglio. Guardate, un bel prototipino, si vede? Una radical. È una radical cross-bond. Allora, approfitto perché comunque qui siamo in una diretta, c'è anche della gente ovviamente che ha capito della diretta spazio per le porte e si trova a seguire con noi. E siamo proprio dal vivo perché questa rappresenta proprio lo stile di Marco per le corse. Rappresenta proprio lo stile di Marco per le corse e quindi ci troviamo proprio in diretta. Guardate, siccome l'ho beccato al volo e quindi ha molto da fare, vorrei chiamare il direttore di gara, di questa gara di campionato italiano. Il direttore di gara è Lucano Carmine Capezzera, si vede, aspettate, ecco qui, aspettate, ecco qua, saluta tutti, batti per le corse, un saluto da Carmine Capezzera. Buonasera, buonasera a tutti voi e a tutti gli appassionati che sono in diretta, un caro saluto dalla pista salentina, siamo qui per questo quarto Formula Challenge Terre Ioniche, valido per il campionato italiano Formula Challenge. Domani, se tutto andrà per il meglio, appena abbiamo terminato la gara, praticamente battezzeremo il campione italiano Formula Challenge qui sul campo direttamente. Volevo dire una cosa, che a questo direttore che proviene da Pignola va dato il merito di avere diretto praticamente tutte le prime gare dopo il Covid. Quindi lui ha messo in piedi le prime gare in Italia di campionato italiano slalom, anche perché lui è direttore anche di campionato italiano slalom, ha messo in piedi queste gare diciamo con il coraggio di affrontarle in regime di prevenzione Covid, quindi a lui va senz'altro un plauso per quello che ha fatto, per il coraggio, e si è dimostrato vincente, ce l'abbiamo fatta. Ti ringrazio Silvana, sei troppo buona, ovviamente tu hai vissuto insieme a noi questa esperienza post-Covid sulle nostre gare, abbiamo organizzato oltre che diretto lo slalom del Vulture che era la prima gara di campionato italiano che praticamente ha battezzato la ripresa dell'attività sportiva automobilistica nel sud Italia soprattutto, e poi abbiamo fatto le altre gare Monopoli, ancora campionato italiano slalom, così come la gara di 15 giorni fa di campionato italiano Formula Challenge lì a Torricella, quindi abbiamo lavorato tantissimo in collaborazione ovviamente con la nostra associazione Basilicata Motorsport, ma anche con la Salento Motorsport con la quale collaboriamo ormai da tempo. Siamo stati audaci, ci abbiamo creduto più che altro e abbiamo voluto fortemente portare avanti questa attività. Diciamo che in qualche maniera abbiamo contribuito a far sì che il campionato italiano slalom e che il campionato italiano Formula Challenge arrivasse a termine. E domani si assegneranno entrambi i titoli, perché diciamo che Massa Lubrenza in campagna domani si svolge lo slalom appunto di campionato italiano slalom. Quindi in bocca al lupo anche a loro. Grazie e arrivederci.